Sono iniziati i preparativi per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. In via Cesare Battisti, a Battipaglia, nel cuore del rione Sant'Anna, le strade si colorano di bianco-azzurro, con nastri, bandiere e striscioni. I tifosi aspettavano questo giorno da ben 33 anni. L'ultima volta, esattamente il 29 aprile del 1990, il Napoli, battendo la Lazio per 1-0, saliva sul tetto d'Italia, conquistando matematicamente il secondo scudetto. Per l'occasione il club Napoli Mare Kamsik, sezione di Battipaglia, sta organizzando una grande festa. Ma ascoltiamo Giulio Ruggiro, socio e cofondatore del club. Allora, l'11 giugno ci sarà a Piazza Madonnina questa festa e ci saranno degli artisti. Non li diciamo ancora perché... perché dipende dal budget, in base al budget che riusciremo a fare, però ci saranno sia cantanti che cabarettisti, sì, della campagna, quindi napoletani, quindi diciamo personaggi molto conosciuti, ma napoletani anche loro, napoletani doc, ce lo possiamo dire. Sostenitore, il tifoso napoletano, chi vuole contribuire come può fare? Noi giovedì abbiamo una riunione con tutto il direttivo, quindi da venerdì prossimo inizierà questa, diciamo, fantomatica colletta popolare. Tutti possono parteciparvi, ognuno per quello che può. Noi faremo una sorta di, diciamo, di un 20 euro come prezzo minimo e si regalerà una bandiera di 1 metro per 1,5 metro del club Napoli Mare Kamsik a tutti quelli che daranno il minimo contributo di 20 euro.